Carissimi amici appassionati di calcio d'oltremanica, eccoci qua, siamo tornati. E come siamo tornati? Stasera ci trema un po' la voce, però diciamo che noi manterremo la freddezza. Ecco, ci proveremo a essere freddi, ma sarà complicato perché per UK Calcio questa sera è un momento storico. È come il lancio in orbita, iniziamo e andremo in orbita alla grande. Non potevamo che iniziare con un ospite di spessore che a breve vi presenteremo. Lorenzo, buonasera innanzitutto. Buonasera Alfonso. Io sono talmente emozionato che non ti ho neanche salutato stasera proprio. Che ti devo dire? Io mi sono talmente emozionato che ancora non ti riprendi. Non so, non, mi sembra di essere in un sogno, guarda. Adesso cerchiamo di svegliarci. Io direi per svegliarci da Sì. questo sogno. Per svegliarci da questo sogno, io direi mandiamo un attimo la sigla, così cerchiamo di e poi iniziamo proprio alla grande. Una sigla che era immancabile, ma che dovrà essere sistemata a livello grafico, perché io non sono più da solo. Questa è la grande novità. Io non sono ormai più da solo, ecco, quindi perché bisogna stare in compagnia. È bello stare in compagnia in queste situazioni, quindi io direi sigla e poi vi sveliamo l'ospite, ma in realtà già l'abbiamo svelato, però Anche perché l'avete visto nel titolo. l'avete visto, sentito, sono 2 mesi che vi facciamo una testa così con l'ospite, quindi sigla. Eccoci tornati in diretta a UK Calcio Social Pub. Questa è la prima puntata della serie L'incontro con l'autore. Questa sera avremo un ospite, come ha detto Lorenzo la settimana scorsa, siamo un po' tutti suoi figli. E l'ospite di questa sera è, e io lo introduco subito, Roberto Gotta. Roberto Gotta, specializzato in analisi dello sport anglosassone americano, collaborazioni con Rai, Sky, Fox Sport, insomma, chi più ne metta, autore di numerose pubblicazioni sul football americano e anche sul calcio inglese. Tutti lo ricorderanno anche e soprattutto per Mr. Football, la prima rivista italiana dedicata al calcio inglese, che usciva per 2 anni come inserto del Guerin Sportivo. Questa sera Roberto ci illustrerà e parleremo con lui di uno dei di un testo, secondo me, fondamentale per la conoscenza dell'atmosfera del calcio inglese in Italia, Le Reti di Wembley. Benvenuto a Roberto Gotta. Buonasera, Roberto. Ciao, ciao a tutti. Ecco qua, Grazie sì. dell'invito. Benvenuto, Giusto. Bravo, bravo Roberto. Lorenzo. Cominciamo. Questo è il libro, eccolo qui, perché noi, Ciao. cioè, perché far vedere un'immagine così sterile era brutto. Noi facciamo vedere proprio il libro, ecco qui. No alle book, no a viva le pagine reali. Ecco qui, Roberto. Buonasera. Vedo. Ne ho anch'io di pagine reali, ma io a livelli fantoziani col pane, cioè aprite un cassetto, ci sono dei libri. Io sono disperato perché, fra l'altro, io a volte ho quasi una compulsività nell'acquisto di libri. Li compro, poi non avendo tempo di leggerli, me li dimentico e ne ho tre doppi, perché 3 volte ho preso un libro pensando di non averlo e l'ho ripreso. Non Che va bene, bello. non va bene, Ma non va bene. sono libri, diciamo, c'è una percentuale maggiore sul calcio, sul football No, americano che calcio inglese dominante, perché la vera grande passione della mia vita viene prima di tutto il resto, cronologicamente anche, metà di anni 70. Football americano tanti, perché per tanti anni ho fatto la seconda voce delle telecronache e molti mi conoscono come quello degli aneddoti, ma io non ho i libri con gli aneddoti, io leggo un sacco di libri e ricordo le cose Eh certo, carine da raccontare, perché non è è come il libro ovvio. delle citazioni che uno sa quelle 6 cose. E quindi poi alla fine, guarda, abbiamo parlato a volte in privato,
alla fine poi saper tante cose serve relativamente, perché la tendenza moderna è andare verso chi magari sa meno e ostenta di più. Però io voglio sapere, ho voglia di imparare sempre, e quando prendo uno di questi libri alle mie spalle, li apro, 99% dei casi trovo qualcosa che non conosco e mi sconforta, perché io sono 40 anni che studio e ogni volta che apro un libro c'è qualcosa che non conosco. Mi sconforta, però mi stimola a leggere sempre di più, a imparare, leggere più che altro, perché la lettura, ne abbiamo parlato prima, insomma, è qualcosa che resta. Ed è pazzesca la quantità di cose che ci sono ancora, che sfuggono. Io cerco di studiarle, però diciamo che ho poco tempo, perché è più importante arrivare a fine mese e lavorare, quindi Certo. diciamo che il resto si Diciamo fa che nel tempo sopravanzano libero. le scadenze dopo. Esattamente, esattamente, e vale per tante cose, quindi bisogna un po' abbandonare, poi magari leggi in fretta e non ti ricordi perché il pensiero altrove, però capita a tutti, quindi. No, certo, assolutamente. Io prima di dare la parola, insomma, faremo qualche domanda. Avevo una domanda introduttiva che così mi è venuta in mente adesso. Almeno a me è capitato così, però penso più o meno a tutti. Quando ho scritto la tesi, quando uno scrive la tesi laurea, comunque quando scrivi, c'è un libro che ti illumina, che è come se ti dà il là e ti aiuta, ti dà una spinta a trovare magari l'idea giusta, il percorso giusto su dove andare a sviluppare quel determinato tema. La mia curiosità, proprio a livello introduttivo di questa puntata, qual è il testo che diciamo, ti ha dato quella spinta e ti ha suggerito e dato anche l'ispirazione per scrivere Le reti di Wembley? Allora, vado un po' indietro, ovviamente parlando di università, un po' più indietro rispetto a te. Io ho studiato storia medievale, malauguratamente per incapacità mia. Ho smesso a quattro esami dalla fine, perché cominciavo già a lavorare, avevo già la sindrome attuale, cioè non riesco a fare troppe cose in una volta e mi distraggo. Io volevo laurearmi con una tesi sul rapporto, sul perché il lupo nel Medioevo era considerato un animale malvagio, quando in realtà non lo è mai stato come pericolo per gli esseri umani. Ero arrivato a questo dopo aver scritto una tesina sui santi che vivevano in caverne con degli orsi, che era una caratteristica del Medioevo. Tra l'altro c'è una citazione anche nel film Brancaleone alle crociate, se non vado errato, quindi un film di penso 60 anni fa. C'è un caso di un eremita che vive con un orso. Arrivo alla risposta. No, Io feci questa tesina che riguardava appunto, e il professore, che era Massimo Montanari, un professore anche abbastanza famoso, mi disse: è bellissima e ho riso tanto. Io per un attimo mi sono preoccupato, perché se uno ride per una tesina non è il massimo. Gli ho chiesto, metto no, ho riso perché è brillante, scritta bene, e però è rigorosa dal punto di vista degli studi. Quella cosa mi ha fatto capire, quindi avevo già i miei 22 anni, che potevo scrivere in maniera accattivante. In più, in quel periodo ho letto il libro del professor Franco Cardini, Alle radici della cavalleria medievale, che è lassù da qualche parte, ed è un libro che, contrariamente alla mia natura, mi avrebbe fatto venire voglia di salire a cavallo e prendere una lancia e una spada. È scritto con una brillantezza, una profondità ovviamente scientifica. Mi ha proprio detto, cavolo, si può scrivere, e si può scrivere anche divertendosi. Diciamo che mi sbagliavo sul divertendosi, però si può scrivere. È quello che mi ha stimolato. Discorso tornando a bomba sulle reti di Sì. Wembley, semplicemente è uscito nel 2003, ma dovevo uscire parecchi anni prima. È che non trovavo nessuno che credesse al calcio inglese. Adesso fa ridere questa cosa. Molto, fa molto Così ridere. come Mister Football, uscita nel 2008, ma era da 1998-99 che cercavo qualcuno, e dicevo a tutti: guardate che il calcio inglese, per tanti motivi, diventerà, esageravo, l'NBA del calcio. Io dicevo l'NBA del calcio perché il progetto l'avevo presentato alla casa editrice per cui lavoravo, che pubblicava la rivista sul basket NBA. Quindi nessuno Quindi di giocare. non c'è un vero e proprio testo che ti ha ispirato. No, mi ha ispirato a scrivere quel testo, quella tesina, mi ha fatto capire che potevo essere accattivante senza scrivere per forza delle stupidaggini, ma sul calcio, io devo essere sincero, io non ho mai avuto modelli giornalistici, perché non è che io volessi fare in realtà questo mestiere
in maniera esagerata. Non ho mai avuto nemmeno esempi. Avevo letto un libro di Gianni Brera perché quando ero piccolo mi facevano una testa così con Gianni Brera, ma in Come famiglia a tutti, eh? sì, esatto, ma mio papà ha lavorato alla SIP, alla Telecom, era appassionato di calcio, andò a vedere Italia-Inghilterra del 48 a Torino, perché noi Ah. siamo originari di Torino, ma io l'ho scoperto nel 2003 scrivendo il libro. Gli dissi, potevi dirmelo un po' prima, visto che io a queste cose sono abbastanza interessato. E, sì, Brera era sulla bocca di tutti, io lo sentivo sempre criticare, mi prese la curiosità, non mi ricordo come si chiama anche quello da qualche parte, ma non è che leggendo quello, anche perché avevo forse 10-11 anni, abbia detto, ah, però devo scrivere anch'io. No, devo confessare, e questa è una cosa presuntuosa, che al liceo, dove già ero quello che scriveva meglio di tutti, a detta dell'insegnante, leggendo i quotidiani sportivi, mi scuso con chi eventualmente ci lavorasse, ricordo aver pensato, beh, peggio di così non posso scrivere, quindi comunque forse riesco, Forse diciamo, una però speranza ce l'ho, sì. eh. Però non era una fissa, non era il sogno Sì. della vita, quindi è andata così. Allora, noi Allora, abbiamo, lunga, eh? abbiamo, avremo, insomma, già tante domande, già vedo qualcuno che sta facendo le domande, ma daremo spazio poi a tutti quanti. E, Lorenzo, io direi, prego, vai. Prego, Noi metti. abbiamo avuto trovato qualche highlights, ecco, qualche curiosità che abbiamo sul libro, Lo e so, lo insomma, so, lo so, e non insomma, abbiamo ne parliamo concordato insieme con la nulla, eh? massima tranquillità. Vai, E non abbiamo, Lorenzo. ecco, specifichiamo per chi ci sta per sentire e vedere, perché siamo anche su Spotify, che non abbiamo concordato nulla. Ci siamo No, visti no, 3 minuti prima, tre io minuti. Cioè, non dovrei. so se gli highlights hanno a che fare con me, perché qua ci vuole il meme di René, il regista, che dice la monnezza che ho fatto, eh. Non mi fate fare delle brutte No, ma che figure. monnezza, Qui noi non ne ha qua siamo per fare. esaltarti, cioè. No, io ho una domanda subito che potrebbe essere un crocevia sul libro, perché si parla di Arsenal-Juventus. Povero Eh? me, sì. Cioè, secondo me io ho visto da quel punto lì, da come l'ho letto io il libro, da quel punto lì parte un universo, entra in un universo cosmico e vorrei sapere se in questo universo c'è qualcosa rimasto fuori dal libro. Ma è rimasto fuori tanto, ma Immaginavo. il motivo è questo, il motivo è, non sorprendentemente, che non riuscivo a stare nei tempi di consegna. Ah. Io ho questo problema, ma storico, ma a livello anche, io ho paura patologico dell'incapacità di rispettare i tempi di consegna e devo tutto alla benevolenza dei vari editori che non mi hanno preso sotto sulle strisce, perché io faccio veramente fatica a scrivere in maniera consecutiva. Se sentite dei rumori di fondo strani, è il mio cane che russa, chiedo scusa perché è qua Ha accanto alla diritto a scrivania. farlo, Ha però diritto a vorrei farlo. vedere. Meglio russare che, insomma, meglio E che quando russi. parlo io si addormenta subito, ci sarà un Alberto, motivo. non ti preoccupare. In una live si è visto un gatto che scappava dalla finestra dietro Sì, casa le mia. cose proprio Credo di aver assurde. superato ogni vertice. Assolutamente sì. Va bene. No, allora il problema è che questo libro dovevo uscire un po' prima, poi mi fu detto, aspetta un attimo, e poi, ah no, no, aspetta, facciamolo subito, e subito, ho capito, ma cioè, anche un libro si possa fare subito. Ho finito gli ultimi capitoli con l'editore Riccardo Morandotti, l'ex grande giocatore di basket che aveva una passione per i libri, per l'editoria, che mi telefonava alle 2 di notte a che punto sei messo. Che non è sinceramente il massimo, io capivo, perché lui aveva prenotato per la tipografia, però finire un libro con uno che ti telefona alle 2 di notte non è il massimo. Quindi ho dovuto a un certo punto, poi come faccio io, ed è un'altra cosa negativa, io ho scritto i capitoli a caso, cioè non c'è un ordine nei capitoli e non li ho scritti uno dopo l'altro. Roberto, non ti Roberto, sentiamo. non ti sentiamo. Cosa è accaduto? Prova a parlare, Roberto. Non ti sentiamo più, non ti sentiamo più. Ti vediamo, ma non ti Ti vediamo, ma non sentiamo. ti sentiamo. Sentivamo il russare del cane, ma a un certo punto non abbiamo sentito più. Guarda, se io provo a farti uscire e a rientrare, vediamo un po' se ci riusciamo. Provaci un po' a dire qualcosa.
No, non ti sentiamo. Non so se hai per caso involontariamente mutato il microfono. No, il microfono non l'ho No, e usato. allora facciamo una cosa. Se tu sì, vediamo un po'. No, è tutto attivo? E allora prova a fare una cosa. Se hai modo, esci, cioè io ti faccio uscire dalla diretta e tu riclicchi sul link e rifai la stessa procedura. Ecco qua. Quindi diciamo che questo è il bello della diretta, signori. Eh sì, diciamo che è il bello della diretta e poi Ci può stare. scopriamo anche che Roberto ha un cane Roberto e che Arsenal russa. Juventus potrebbe essere non un capitolo intero del libro, ma addirittura un libro forse. Infatti, vediamo un po', Roberto, parlaci. E non ti No, sentiamo non ti più. sento E che ancora. cosa sarà successo? È bello che noi, cioè, durante le prove è Ok. stato tutto perfetto. Non Anche perché riusciamo a avevo capire sentito cosa sia prima. successo. Quindi, ma tu. Roberto, una domanda, se riesci a sentirmi. Te stai sei col cellulare, detto. Hai una cuffia con filo da attaccare? Proviamo con quella. Proviamo, io stacco la diretta e intanto Roberto si sistema. Purtroppo questi sono inconvenienti che possono accadere. Strano perché in realtà non è mai accaduto questo, però c'è sempre una prima volta, signori. C'è sempre una prima volta. E tra l'altro io... Allora, intanto si può dire semplicemente una cosa, che il Vai. libro sono 175 pagine, si parla più o meno di le squadre, non solo delle squadre principali di Londra, è tutto nella Londra calcistica, come nel sottotitolo. Le reti di Come Wembley non vi fate ingannare, Wembley è citato pochissimo. Nelle mie domande, per esempio, non si parla mai di Wembley, si parla di Arsenal, si parla di Tottenham, si parla di Millwall, si parla di Charlton, si parla anche di Watford, che con Londra siamo un po' sui confini, ma si parla anche di qualche squadra più piccola di non league, di Crystal Palace, per esempio, se ne parla di una squadra che non è di non league, ma di non league si parla del Dagenham Reading, del Dalmi Chalmers. È un libro molto variegato. Per me è un libro che si divide un po' nel calcio, ma un po' anche in una guida turistica, potrebbe essere. Roberto, purtroppo non sentiamo il cane russare, quindi brutta cosa. Vediamo un po', parlaci. Non ti sentiamo, non ti sentiamo. Non so cosa sia accaduto, ma Oi, oi, oi. la domanda da 1 milione di sterline, visto la puntata, è: tu puoi accedere dal PC per caso? Hai modo di fare l'accesso da lì? Allora, hai modo anche di recuperare il link che ti ho mandato dal PC? Benissimo, allora Perfetto. vai, non ti preoccupare, noi stiamo Io qui. proseguo Ti col aspettiamo anche punto che ci perché... siamo un attimo interrotti. È un Vai. libro che ci sono vari punti. Ora, questa era una domanda che non avevo preparato, ma mi ero preparato come cosa in Mentale, mente diciamo. in caso anche ci fosse stato qualche problema, qualche Ah, allora se ritardo. sta... Allora scusa Lorenzo, ma qua c'è il tuo zampino. Scusami. No. Non sono così potente, Non sei però così masochista anche, non oltre sono che così potente. masochista, però un libro in cui trovi anche delle cose fra le righe molto particolari, tipo capisci la linea di autobus o di metro che ti serve per andare a uno stadio. Questo è vero però, molti lo danno per scontato, non lo Perché sanno. noi dai Chialenoti che siamo allo stadio ci andiamo in motorino o in macchina. A Già, Londra, invece allo no. stadio, ci vai con la metro o Ci con vai con mezzi la metro. pubblici. E uno dei più grossi, questo non c'è nel libro, uno dei grossi problemi del Boxing Day è che gli autobus o sono ridotti o addirittura non ci sono. Addirittura, aspetta, vediamo se abbiamo recuperato Roberto. Oh, Vai, adesso ti sentiamo. benissimo. Eccomi, si sente però adesso? Roberto, adesso ti sentiamo e vediamo Meno benissimo. male, meno Viva il male. computer. Perfetto. Ecco, Vai bene. Roberto, allora sei stato bruscamente interrotto, ma adesso puoi Allora, riprendere sì, da con dove il periodo eravamo non rimasti. collegato ho detto semplicemente le mie impressioni sul libro. Quindi le hai perse. Ho sentito la questione sulla guida turistica, che na nasceva anche da quel punto di vista, anche perché mi è capitato negli anni successivi, di vedere due persone su voli per Londra con il libro, uno sotto braccio, uno stava leggendo, e la cosa mi ha anche abbastanza. Mi ha abbastanza colpito. Voleva essere in parte anche quella, effettivamente, cioè una guida pratica per andare in posti,
non necessariamente non convenzionali, ma magari che non erano. Allora, il Guerin Sportivo, che era la rivista che ho letto crescendo e abitavo anche abbastanza vicino alla sede, aveva pubblicato un paio di guide ben fatte. Poi c'era stato l'avanzare dei tempi e chiaramente in alcuni casi gli stadi erano stati o ristrutturati, non spostati, ma ristrutturati. C'era qualcosa di diverso da raccontare, chiaramente con un po' più di pagine, ecco, quello sì. Lorenzo, se sei d'accordo, vorrei far vedere una domanda. Sì. Posso? Che dice? Così spezziamo anche un po'. C'è Claudio che ci ha fatto due domande. Allora, la prima che facciamo vedere, Claudio Cabella, che è stato nostro ospite la scorsa settimana, è il collezionista di sciarpe, Claudio Cabella. Perché il sottotitolo del libro Le reti di Wembley è il viaggio nostalgico nella Londra del calcio? Perché nostalgico questo aggettivo? Claudio, stupido l'aggettivo. Allora, quello che mi fa sorridere è che il libro è del 2003, appunto, doveva uscire prima e già preferivo il calcio precedente, quindi figuriamoci adesso. Nostalgico perché io, e questo è un difetto che nasce, difetto, caratteristica, può essere un difetto, a volte nel mondo moderno dell'informazione è un difetto, quando si ha a che fare con certe testate. Io non riesco a immaginare nulla se non ha un riferimento storico, cioè non so come dire, una squadra vince 8-0, mi viene subito in mente l'ultima volta che è successo, in che circostanze è successo, non riesco quasi a restare nel presente, non so come dire, sarà perché volevo fare lo storico come mestiere, un ricercatore, sarei stato poco adatto. Però probabilmente era perché mi piaceva già andare nel passato a scoprire cose. Io non leggo, e mi scuso con chi la scrive, non leggo narrativa, non riesco ad appassionarmi a cose, tra virgolette, inventate, perché avendo studiato la storia ho trovato degli intrecci, delle combinazioni, degli aneddoti, delle storie così incredibili, realmente accadute, che mi bastano quelle, ma delle Certo. cose. Ma come famoso aprire un libro a caso, delle cose a volte mi dico: ma com'è possibile questa cosa? Intrecci, scopri che un giocatore famoso abitava al piano di sopra di un altro giocatore famoso che però di cui questa cosa nessuno l'ha saputa. Secondo me sono cose bellissime. Quindi andare a cercare in cose che sono scomparse, perché ovviamente l'accumularsi delle notizie, persino eccessivo ovviamente nell'era moderna, le fa scomparire, mi ha fatto andare indietro e quindi nostalgico. E io sottolineo sempre nostalgico e non romantico, perché a volte si usa, no, Ti parlare calcio confondo. romantico. Il calcio che piace a me era un calcio di poveretti, comodo per me parlarne perché non ne facevo parte, che guadagnavano anche poco, che si facevano male, magari non riuscivano a proseguire la carriera. Lo dico sempre, un calcio di sangue, sudore, lacrime, e non c'è molto di romantico in quello, sinceramente. Quindi non mi piace l'aggettivo romantico perché presuppone una visione del mondo troppo edulcorata che secondo me è sbagliata. Io penso che i calciatori dell'epoca, se avessero potuto guadagnare quanto quelli di oggi, l'avrebbero fatto molto, molto volentieri. Non è che fossero affezionati al fatto di guadagnare poco più di un impiegato o del fornaio da cui andavano a prendere il pane. Quindi erano anche costretti a essere parte di un calcio diverso. Bene, risposta esauriente. Come Tra al solito, l'altro, lunga, come al no, solito. ma Va noi, bene, è un dai. piacere se ascoltarti, è un grande piacere. E diciamo la tua risposta si collega anche all'altra domanda, un po' di Claudio. Ci sono passati più di 20 anni dall'uscita del libro. Hai mai pensato di farne una nuova versione aggiornata? Allora, mi è stato chiesto un paio di volte. E il mio amico editore Stefano Livari, che è l'uomo più paziente del mondo per i motivi che sapete, voleva farmi fare le reti d'Inghilterra e quindi allargando il campo. Io sono un po' scettico perché a me, vedi anche Mister Football, ma anche il podcast che avevo iniziato nel 2019, a me piace fare le cose per primo. E le ho spesso fatte per primo, il primo a fare questo, ma non perché ci sia un primato, perché mi viene voglia di fare le cose e non seguo mai una. Cioè, se un'altra persona fa una cosa che piace a me, io non la faccio più, perché mai nella vita vorrei pensare che ho scritto qualcosa, ho fatto qualcosa perché mi sono ispirato all'idea di un altro. Credo che abbiamo tutti dei pensieri originali e non c'è bisogno di seguire quello fatto dagli altri. Per assurdo, non volevo neanche imitare me stesso con la collana, le reti di. Poi una cosa è molto, molto
vasto il campo uscendo da Londra. Avrei avuto bisogno di viaggiare di più e per più giorni e in genere non ne ho avuto tempo. Alcuni anni fa, adesso non voglio scendere troppo nel dettaglio, mi fu chiesto da una casa editrice di fare un libro sui Busby Babes. Sì. Ma allora, io non voglio. Mi fu offerta una cifra così bassa, ma così bassa, che io non ci facevo neanche un'andata e ritorno con la low cost più low cost per stare via 4 giorni, anche solo a vedere i luoghi di Manchester relativi a qualcuno di questi qua. Perché Mamma a mia. me, io non riesco a scrivere un libro se non ho un'esperienza diretta di un posto, se non ho parlato con qualcuno, non ce la faccio. È proprio, poi è chiaro, se devo scrivere la storia dell'Arsenal nel 1930 non c'ero, è ovvio. Però non è mai solo una la fonte. Vai a vedere più fonti, incroci le date, cerchi connessioni o intrecci che magari gli autori, essendo inglesi, non sentono il dovere di fare perché si rivolgono a un pubblico inglese. A volte qualcuno mi dice: ma perché non traduci i tuoi libri in inglese? Perché non hanno bisogno dei miei libri in inglese, sanno già Lo certe vivono, cose, lo certo, lo vivono. vivono. Cioè, non capisco proprio il senso della domanda che a volte mi viene fatta. Io scrivo per chi non è inglese, per chi non ha studiato, non ha la possibilità di andare là. Per chi non ha il fanatismo mio nell'andare a cercare dettagli, io sono stato capace di comprare 2 libri 2 anni fa per scrivere un articolo di 8.000 battute, perché non potevo scrivere le cose guardando su internet. Poi è chiaro che alla fine non è che sia molto diverso, però i libri vanno un pochino più in là. Quindi per fare rete d'Inghilterra sarei impazzito, avrei dovuto star via troppo tempo, incompatibile con i miei. Poi certo ho fatto il libro su West Ham, sono stato via un anno, però sono stato via un anno andando via il giorno della partita, tornando il giorno dopo. Però anche lì non sarei riuscito a parlare dell'ultimo anno del West Ham senza andare. Chiaramente è stata una spesa, però come sapete quando uscivano i 2 mesi successivi di anticipi e posticipi io prenotavo e quindi si riusciva anche a Sì, stare certo. molto bassi con i costi, con qualche acrobazia. E vabbè. È chiaro che mi piacerebbe, io scrivo per qualche testata, ma il limite di lunghezza dei pezzi, a parte il Calcio 2000 che è rinato, è di 6-7 mila battute. E io dico spesso è una didascalia 6-7 mila battute Certo. per uno che sappia le cose. Io Certo. non ho mai capito il concetto per cui un quotidiano prende uno specialista e gli fa scrivere dei testi così corti che potrebbe farli il primo che passa guardando Wikipedia. Che senso ha? Però. Ti dicono che la gente non ha più voglia di leggere, quindi va così, insomma. Però questi libri, cioè per esempio, no, tu dici le reti d'Inghilterra ci hai stuzzicato tanto perché Infatti, WeCalcio.com guarda. tratta il calcio d'oltremanica, quindi sarebbe veramente, infatti Claudio Cabella, te lo Bella. chiediamo noi di UK Calcio, e in effetti sì, perché noi trattando di calcio d'oltremanica, chiaramente saremmo ben felici di un libro del genere. Perché no, chissà, magari un giorno vedrai, lo presenteremo insieme dal vivo, proprio nel vero Ma senso della parola, chi lo sa. l'importante è che se c'è una presentazione nessuno legga nulla, perché io mi vergogno tremendamente quando qualcuno, per fortuna non accade, legge in pubblico qualcosa che ho scritto. Non ce la faccio, mi viene da dire: oh mamma, Ah, io non. volevo leggere un passo, quindi non mi A autorizzi, me non metti c'è il tocco. liberatoria, non c'è liberatoria. Beh, non è una presentazione con qualcuno da convincere, però è una cosa che mi mette sempre un po'. Un Ansia. po'. Io ho presentato un libro di un collega molto bravo che ha scritto un libro sul calcio inglese, Binario 13. Quello era il libro precedente, che è un ragazzo che è andato in giro e ha visitato stadi partendo sempre in treno. E lì c'era addirittura un attore che leggeva dei brani. E io ho pensato, io non ce la farei mai a leggere, anche perché i miei libri li penso come che uno li legga silenziosamente, non recitati ad alta voce. E quindi, per carità, procedi pure, se vuoi, io mi tappo l'orecchio e faccio delle smorfie, perché. Roberto, Vai. allora, per saltare un po' di palonfrasca, io ho una Come domanda. me, io so. Sì, Vai. no, tanto ho capito, siamo simili. Io mi sono trovato in una considerazione sul Millwall in cui mi rispecchio molto, ovvero io sono uno di quelli che ha problemi con i tifosi del Millwall, soprattutto quelli che sono all'estero, perché secondo me ci dovrebbe essere qualcosa per ricordare la squadra e non i tifosi, ma non i tifosi nel senso di protezione del territorio che a me che mi piace, questo Tra senso l'altro di che appartenenza del territorio.
il tifoso all'estero del Millwall che spesso è ci ubriachiamo e picchiamo, punto. Eh sì, è un discorso delicato, non vorrei che venisse rivelato il mio indirizzo di casa perché dopo avrei paura. No, allora, io nel libro si legge, ho anche ammesso alcune passioni giovanili, che però poi sono, ecco esatto, binario 15, non 13, e Giorgio è veramente bravo, tra l'altro è stato anche in Inghilterra per qualche tempo, ho detto 13, non so perché, ma binario 15. Allora, adolescenzialmente anch'io mi sono affezionato a questa o a quell'altra squadra. Poi crescendo mi è capitato di andare a vedere una partita nello stadio dell'acerrima rivale della squadra di cui ero simpatizzante e ho visto un ambiente bellissimo. E allora mi sono chiesto: ma perché devo leggere il manuale del tifoso della squadra A e odiare la squadra B se questo ambiente a me piace veramente tanto? In quel momento ho smesso di tifare. E devo essere sincero, è una cosa che non è nemmeno corretta, ma più una squadra ha simpatizzanti stranieri che insistono, meno quella squadra mi diventa simpatica, che non è nemmeno giusto, perché una No. squadra dovrebbe essere... Però ho amici che tifano e martellano per questa squadra, per quell'altra un po' mi viene da dire spero che perda così mi lasciano un po' in pace, che ripeto non è giusto, però mi vedo anche sul football americano, su altri sport. Non c'è, mi dispiace perché... Poi ognuno ha la sua sensibilità e può esserci qualcosa che ti ha impressionato a una certa età che ti rimane dentro emotivamente, anche se sei nato a 6.000 km di distanza, e questo è corretto. Però io non riesco a, faccio fatica ad accettare la prima persona plurale su una squadra inglese o americana detta da un tifoso di un'altra nazione anche lontana. Cioè noi, faccio un po' fatica, non correggerei mai nessuno perché ognuno è libero. Faccio un po' fatica perché secondo me c'è questo genius loci che dovrebbe contraddistinguersi, e a proposito del Millwall, poi sappiamo, Millwall e West Ham hanno molti simpatizzanti anche per via del tifo, per via di questa reputazione violenta. Sì, ma poi alla fine ci parli e manco sanno le origini. No, ma allora il punto è questo, il punto è questo, Poi, e io sono scusami Roberto stato... se ti interrompo, poi parli ancora, ci parli ancora di più. Io ho 50 anni, sono cresciuto negli anni 80 e sono cresciuto nello stadio negli anni 80 e in una sassaiola non c'è nulla di E romantico. infatti, bravo, stavo per dire proprio questo. Io mi sono trovato involontariamente in un fuggi fuggi, lo racconto nel Sì, libro, sì. durante un Arsenal Tottenham. Lasciamo perdere, voglio dire, io ho un collega amico che ha vissuto a Manchester parecchi anni, ha detto: sì, bello il romanticismo degli hooligans, però il fratello di un mio amico è sulla sedia a rotelle da metà anni 90. La maniera migliore per guarire dal romanticismo degli hooligans sarebbe trovarci in mezzo. E dopo passa rapidissimamente, esatto, Infatti, passa poi io non sono rapidissimamente. uno stinco di santo, le mie l'avrò fatte per scappare, però, cavoli. Passa rapidissimamente, secondo me. Fa parte di una certa mistica che a distanza è ancora più romantica, a distanza. A Sì. distanza, però, debita a distanza di sicurezza. Debita a distanza. Io ho provato tante volte anche con gli articoli a spiegare la realtà, ma serve a poco. Vengono ascoltate solo le persone veramente famose, non necessariamente quelle che hanno studiato. E quindi infatti, a volte devo dire, mi arrabbio perché vedo cose che scrivo da anni, dette non dall'ultimo arrivato, nel senso, ma uno che è famoso, che magari è attivo da meno. Viene ascoltato e viene da dire: vabbè, io lo dicevo, ma pazienza, succede in tutti i settori e è parte della dinamica della vita. E non è nemmeno un merito avere tanti anni, perché non è che sia No, no. stato. Devo dire che ci sono magari i miei coetanei che facevano tutt'altro e poi improvvisamente si scoprono tifosi, allora lì si viene da dire: sì, però io ho iniziato prima, anche se tu hai la mia stessa età, quindi non è un merito avere una certa età, lo è un pochino di più avere. Ha avuto certe passioni, ma non è che la mia passione di calcio inglese sia migliore di quella di chi ha la passione di calcio tedesco. Questo è, secondo me, scontato. Certo. Sempre massimo rispetto e annullamento di sensi di superiorità, diciamo così. Certo, Anche perché c'è l'importante è poco da. c'è poco da essere Un'altra superiori, cosa assolutamente sì. che ti volevo chiedere, poi si dà spazio sia a Gimba che al nostro esperto di nazionale inglese Harry.
Allora, Ah, beh. è una cosa e so che non so quanto ti fa piacere, però vabbè. C'è una particolare, John Fasciano e la Chalapas Band. Eh sì. E Ci quello è racconti stato gli un tre episodi? paginette che sono state divertentissime. Ma guarda, quell'esperienza, per quello che tu dici, non so se mi fa piacere, mi ha proprio fatto capire com'è il mondo del lavoro. Io ero ancora abbastanza ingenuo, nonostante avessi già 29 anni, e mi ha fatto capire qual è il mondo del lavoro. Cioè, una fregatura continua del più forte al più debole, il più debole ero io. Per chi non lo sapesse, io ero andato, per i fatti miei, a trovare John Fasciano al campo di allenamento. Lui mi aveva ascoltato, anche perché mi ero presentato con una cassetta puntata già su una parte della Jalapa's Band. Lui era rimasto incuriosito, uomo di spettacolo, uomo importante dal punto di vista anche. Ah, bello, bello, andiamo a casa mia. Abbiamo fatto mezza Londra sulla sua autoscoperta con la gente ai semafori che lo salutava, una roba fantastica. Poi è tutto raccontato nel libro, quindi. Esatto. Intervista, poi contatto, chiamo Mediaset, contatto quelli della Jalapa's. All'epoca non era facilissimo, sinceramente. E alla fine dice: andiamo a Londra, giriamo la puntata con Teocoli. All'ultimo momento sono andati solo loro, e non mi hanno coinvolto. Mi sembra di ricordare che ci fosse nei titoli di coda il mio nome, e diciamo che lì ho preso una discreta fregatura, però è lì Vabbè, un se la po' che. Jalapas vuole replicare, noi siamo a No, disposizione. vabbè, ma non, cioè, posso capire, viene Tra sempre l'altro, io volevo invitare triturato. Santin qui in trasmissione, Ah. cercare di mettere in contatto, Beh, loro probabilmente non lui è sanno tifoso del nulla, Crystal Palace. Sicuramente non sanno nulla. ma non, io ho anche incontrato, lavora a Sky, il producer, e gliel'ho raccontata la storia. Lui ha riso, perché comunque solamente una persona lì sapeva di questo, e probabilmente quella persona si è dimenticata, perché hanno detto andiamo sui primi di ottobre, io ho prenotato. Poi già che c'ero mi sono visto due partite, quindi non è che abbia perso il weekend, No, assolutamente no. assolutamente. Lorenzo, tu avevi anche, perché poi mi volevo ricollegare a una cosa che noi, un argomento che trattiamo spesso in diretta, tu avevi una domanda sull'FA Cup. Ah, vabbè, Perché io questa è una domanda mi che non è volevo una collegare anche domanda, è un'altra una cosa, quindi banalità vai. quasi per noi, lo facciamo sempre. Allora, l'FA Cup, detta con questo accento tremendamente toscano, però è la nostra passione. Io ho un libro in inglese sulla storia dell'FA Cup, un annuario con aneddoti che non vedo per la Coppa di Lega spagnola, non avrei mai comprato, per la Coppa Italia neanche mi avrebbero pagato, neanche se mi pagavano. Però, secondo te, si sa che non vogliono realizzarla, ma qual è la tua opinione? Perché qui non si fa una cosa del genere, di un format che viene anche a livello televisivo, in cui si vende persino il sorteggio? Cioè, io sto a vedere il sorteggio del draw dell'FA Cup, Sì. che è bello quasi quanto una partita. Roberto, Sì. questo è un argomento, prima della risposta, un argomento che noi, è una domanda a cui teniamo in modo particolare, perché ne parliamo sempre, cioè quando facciamo le dirette si torna sempre lì, perché non si fa una riforma della Coppa Italia sul modello della FA Cup? Per quale motivo? Secondo te, perché? Guarda, Illuminaci. no, mi è stata fatta questa domanda in una diretta di qualche mese fa, quindi ho abbastanza la risposta pronta. Ah, non lo Allora, sapevamo. no, no, ma è Ci hanno anticipato. una risposta su due fronti. La prima è che non è necessariamente che vada copiato tutto quello che fanno gli altri, cioè ogni cultura ha il proprio modo di fare, e se a noi italiani la Coppa non interessa, non c'è riforma che tenga. Poi a volte capita anche, lo sapete, che ci siano anche dirigenti sportivi che dicono facciamola all'inglese, in casa la squadra più piccola. E non è vero, perché non è all'inglese, No, lo sapete benissimo. Ogni tanto un qualche furbo, sorteggio. qualcuno tira fuori questa storia, ma non è vero che. È una roba impressionante come ci sia questa convinzione che giochi sempre in casa la squadra più Ma piccola. io per pietà lo dico, ma io l'ho spiegato a colleghi tuoi. Uno l'ha anche chiesto a me, ma non me l'ha chiesto, spiegami. Mi ha detto: gioca sempre in casa la più piccola, vero? E ho detto: no, no, No. non ci vuole niente, tra l'altro, a scoprirlo, neanche se è una roba. E allora, detto che da noi interessa meno, la seconda parte della risposta, già preparata involontariamente, è questa: se c'è Marin Tottenham, al di là del fatto che all'ultimo momento poi i tifosi non potevano essere allo stadio.
5.000, esagerato, 4.000 erano del Marine. Se da noi si gioca Forlì-Inter, 9.000 spettatori, qui 8.000 dell'Inter. Cioè, da noi la squadra di Vero. casa piccola avrebbe molti meno tifosi della grande in trasferta e quindi si smarrirebbe il senso, secondo me. Anche lo scontro fatto United contro Arsenal per andare su una squadra a te cara, c'erano molti tifosi del Sutton. Eh sì, cioè è quello, la squadra locale, cioè da loro arriva la grande, noi squadra locale facciamo bella figura anche solo ospitandoli. Da noi sarebbe, oh che bello, arriva la Juventus, o lì, o Milan, o Inter, potrebbe essere qualunque delle grandi, che bello, andiamo a vedere loro. È una mentalità diversa la nostra, che è il motivo per cui generalmente, perché non è così ovunque, le squadre piccole hanno meno pubblico delle squadre della stessa divisione inglese e hanno meno attaccamento. È vero che per tanti anni si diceva weekend, strade ingolfate da pullman che da ogni parte del mondo vanno verso Manchester, perché dicevano Manchester vanno solo quelli da fuori, ma non è vero, era una percentuale e veniva detta così. Quindi sì, no, leggo la domanda su Alessandra Milan e ritorno, però Alessandra ha poi giocato a Torino la partita contro il Milan, quindi smarrendo gran parte del Il fascino senso del poi. Bocca Gatta, che è uno degli stadi più belli del mondo, secondo me. Assolutamente sì, assolutamente sì. Ed è un caso particolare, ho seguito con molto interesse, anche perché l'Alessandria è una squadra per cui simpatizzo per motivi di origine della mia famiglia, quindi ho seguito molto bene l'eliminazione del Genoa nel turno precedente, però è un caso unico, è un caso unico. Purtroppo in casi normali, secondo me, sarebbe la classica invasione che si verifica anche in stadi di medie dimensioni di Serie A di tifosi della squadra in trasferta. C'è meno cultura, ma non è, me lo dico sempre, io ne ho parlato anche con Matteo Marani, l'ex direttore del Guerin Sì. Sì, Sportivo, persona come sapete di cultura calcistica immensa, che è il presidente della Lega Pro da la Lega qualche Pro. mese. Io l'ho lasciato in pace da quando è presidente, perché anche se ci conosciamo da 30 anni, perché non mi piace fare quello che fa l'amico del personaggio potente. In genere più potente un personaggio, più me ne distacco, proprio per non fare troppo. Però gli ho mandato un messaggio un giorno che lui ha, per il quale mi ha ringraziato. Non è che la storia del Carlisle United sia più interessante o più bella della storia del Forlì. Io dico sempre Forlì, non so perché, perché forse la storia del Forlì non viene adeguatamente Giusto, valorizzata. giusto. E la Lega Pro potrebbe fare queste cose, poi bisogna vedere se hanno i mezzi e tutto il resto. Il fatto che io per mia attitudine abbia preferito sempre quella del Carlisle United è un conto, ma non è necessariamente che debba essere così per tutti. Noi valorizziamo poco le nostre cose, secondo me, le trascuriamo e avremmo anche noi, voglio dire, il passato del calcio italiano è fantastico, soprattutto a livello storico. Ci sarebbe di più da raccontare, non è detto però che la maggioranza del pubblico abbia voglia di ascoltare o di leggere. Questo anche è Questo è vero. vero. Io, prima di dare spazio, io innanzitutto, Roberto, c'è una sorpresa per te. Adesso la facciamo vedere. Però, prima di far vedere questa sorpresa, io ho Speriamo. una domanda, che Marco non l'ha scritta, però mi aveva chiesto se te la potevo fare. Marco Sorrenti della redazione, lui si occupa di giovani talenti, quindi L'ho la sua, vista, sì. L'ho l'hai vista? Io non lo vedo, non so vista perché, nella ma non la colonnina a vedo. destra. Io non la vedo, quindi vai, ecco, vai. Io pensavo non l'avesse fatta perché neanche la vedo, quindi vai Lorenzo, pensaci tu. Aspetta. Ah, ok, ora la vedo anch'io. Ciao, sono Marco, una domanda. Se le considerazioni dei giovani talenti ingaggiati in base alle prospettive è cambiata, cioè in che modo i giovani talenti vengono selezionati oggi rispetto a come venivano selezionati negli anni 90? Secondo te ci sono criteri diversi o è Beh, sì. cambiata la Ah, prospettiva, diciamo? beh, è cambiato tutto, il mercato ormai è globale. Negli anni 90 era improponibile che un giovane straniero andasse, se la domanda riguarda il campionato inglese, che un giovane straniero andasse a giocare in Inghilterra. C'era ancora intanto l'idea che fosse arretrato, che gli standard di allenamento fossero inferiori ai nostri. Poi ricorderete il libro scritto da Marcotti e da Gianluca Vialli, che a un certo punto dice una cosa importante:
Viali dice: in certi posti in Inghilterra tu in allenamento appoggi la palla per terra e quella si muove per il vento. Non è facilissimo allenare i Sì, giovani certo. sulla tattica, sulla ta tecnica in un calcio del genere. Quindi secondo me che andava là andava all'avventura, parlo di calciatori non affermati, andava all'avventura e non era certo di poter crescere. Adesso è certo di poter crescere. Io ricordo che qualche anno fa, di aver letto che alcuni calciatori, diciamo ex calciatori del Manchester United, avevano iscritto i figli alla scuola calcio del City, perché il livello di qualità era così elevato che dicevano se hanno Incredibile. una speranza di diventare professionisti ce l'hanno lì. E io credo che uno che va in una struttura come il City, criticabile per altri motivi, me ne rendo conto, però Certo, però non hanno fatto terra bruciata, hanno costruito l'Academy, stanno altro costruendo che. l'intorno, hanno fatto qualcosa di tangibile per far crescere tutto. Poi l'abbiamo visto, tutto questo lavoro serve anche a vendere giocatori a 20-30 milioni e a fare un pochino di cassa, non è solo una cosa per l'immagine. Quindi sono cambiati radicalmente i criteri. Io ricordo quando Faustino Asprilla, che non era già più giovane, parliamo di un'altra cosa, andò dal Parma al Newcastle, metà anni 90. Sì. Sì, Sembrava che la sua carriera fosse finita, è perché vero, all'epoca è vero, era proprio anch'io. un'altra percezione. Sì, verissimo. Tra l'altro, a proposito del City, insomma, Marco Sorrenti ha scritto qualche articolo su alcuni giovani promesse del City e effettivamente sono veramente interessanti. Oh, Lorenzo, io purtroppo i commenti non li vedo più, quindi non so No, perché. io Quindi, sto se c'è vedendo qualcun lì. altro della redazione, Sto io cercando ti prego un attimo. di far vedere il commento e poi in modo particolare c'è una sorpresa perché abbiamo Luca Antolini, altro ragazzo della redazione, che ha trovato. Io non so se lui ha fatto la domanda che voleva fare perché io purtroppo non Non la riesco a vedo. vederle tutte, ne vedo alcune. Non la vedi? Va bene, allora questa è la sorpresa, Roberto. Ora con i potenti mezzi della Stremo. regia te la farò vedere, vediamo un po' se la riuscite a vedere. Non lo. La vedete o non la vedete? Mettiamo lo schermo intero, ecco qui. Allora, questo qui è un estratto di un articolo di Roberto uscito, diciamo, qualche anno fa, il Vedo, 1993. vedo. Lo riesci a vedere, giusto? Beh, riesco a vedere, sì. Perfetto. E diciamo che questo è un piccolo regalino, quindi da Guerin Sportivo 93, la settimana dal 15 al 21 dicembre. Quindi questo era diciamo, il regalo. Che ricordi hai di questa partita? Tra l'altro, se non erro, c'è stato il sorteggio della AFL Cup, impropriamente chiamata Carabao Cup ora, che metterà davanti, di fronte, mi sembra, però Manchester United e Newcastle, se non dico sciocchezze, ora verificheremo. Quindi che ricordi hai di questo articolo e di questa partita in particolare? Se Allora, hai no, qualche ricordo. allora intanto penso che oggi un titolo così, un sottotitolo con la Sì, parola colored sarebbe completamente. io ho pensato la stessa cosa quando ho No, fatto che poi va questo. detto una cosa, in America esiste storicamente la AACP, che è l'Association for the Advancement of Colored People, quindi usata colored da parte loro. È Sì, un'associazione sì, per. sì, sì. Quindi non è che sia per forza tabù. No, Diciamo che. assolutamente. No, ma io ho visto dei titoli anche di giganti del basket, storico giovane di basket. Ho visto un titolo del 71, mi sono venuti i brividi, però era assolutamente compatibile col fatto che all'epoca certe parole si usavano e non erano intese in senso offensivo, anche Certo. perché era un complimento a un giocatore, quindi difficile. Allora, di questa partita non ricordo assolutamente nulla, ovviamente, perché parliamo. No, beh, ma insomma è improponibile, non posso ricordarmi Ma nulla. Però certo. leggendo Ince e Cole è evidente che tornano dei grandi ricordi. Tra l'altro, a proposito di parole e di frasi a rischio, ricorderete che l'eroe storico del Newcastle era Jackie Milburn, che era tra l'altro della famiglia della madre dei fratelli Charlton, perché la famosa Sissy, madre di Bobby, Jack Charlton, era una Milburn e tra l'altro si diceva che fosse più brava dei fratelli, però questi sono i miti che a volte vengono fuori così. Qualcuno per fare un complimento a Andy Cole, quindi era un complimento, però uscì male, disse: abbiamo Jackie Milburn, abbiamo Blackie Milburn, che ripeto, non era assolutamente un'offesa.
Però già all'epoca suonava obiettivamente Un po', sì, un un po' po' forzata. forzato. Ripeto, era un complimento perché gli avevano dato i tifosi della sua squadra, quindi è difficile pensare che volesse essere. Certo. Però ecco, cominciava ad esserci un'attenzione un pochino più forte. Poi Andy Cole era uno tosto, cioè veramente un bel personaggio, un bel giocatore, Altro sinceramente. che indimenticabile. Veramente. Luca ci chiede, forse Eccolo. anche a proposito di questo articolo, no? Che effetto fa vedere questo Newcastle e questo Manchester United oggi, anche e soprattutto in relazione a questo articolo, a come sono cambiate un po' le cose rispetto alle due squadre di allora e di oggi? Beh, intanto 93 era una squadra che se avevano due stranieri era tanto. Era un calcio veramente ancora. Era Premier League cambiata di aspetto e di nome, ma era ancora un calcio d'epoca, un calcio molto diverso da adesso. Gli stranieri, ripeto, erano una novità. Ma guarda, c'è uno straniero. Adesso si dice: guarda, ci sono tanti inglesi adesso, per assurdo. Era un calcio con terreni ancora stile anni 80, per cui capitava di vedere terreni di gioco non facili. Adesso è praticamente impossibile che si giochi in posti dove uno dice cavolo, fanno fatica a stare in piedi oppure cose del genere. Era veramente un altro mondo. Io ho avuto la fortuna di vederlo, quel mondo dei primi anni della Premier League. Diciamo, entusiasticamente si vedevano più partite per via della TV, ma era lo stesso calcio di qualche anno prima, quindi ingenuamente ero quasi contento perché non era cambiato quasi nulla, ma le partite si vedevano più spesso. La rivoluzione è stata veramente con l'arrivo di Abramovich e i suoi giocatori e i suoi allenatori. Lì il calcio inglese è cambiato drasticamente, già con Wenger, ovviamente, che ha fatto la rivoluzione all'Arsenal. Un altro tipo di alimentazione, di calcio. In quel momento, con l'arrivo di Wenger, il calcio inglese ha cominciato a diventare quello di oggi, ovviamente partendo da lontano, mentre fino a quel momento era quello degli anni 80, con divise un po' migliori e campi ancora un po' così, e più TV. Ma che ne pensi di Wenger, visto che l'hai citato? Voglio Allora, chiedertelo no, perché. Wenger non mi è mai piaciuto, ma nel mio fondamentalismo, perché uno arriva, dice che è bello il calcio inglese, però bisogna mangiare meglio, però i replay di FA Cup non vanno bene, e però si gioca troppo, e allora potevi dire direttamente che è brutto il calcio inglese, perché se dici che è bello, poi vuoi cambiare praticamente tutto, però è chiaro che poi negli ultimi anni, lo sapete, si è un po' lasciato andare dal punto di vista Sì. della, non dico della disciplina, però è difficile farsi ascoltare per 20 anni in un ambiente, diventa diverso, persona ovviamente di grande cultura, di conoscenze e tutto, però ecco, questo arrivare in un posto e adattarlo alle tue idee non è che mi piace in generale tantissimo, eh. Poi voglio dire, persona distintissima, rispettabilissima, tutto quello che si può dire di positivo c'è, però se arrivi in un posto e cominci a dire che è bello, sì, bello, però poi questo, quest'altro non vanno bene, insomma, poi i risultati ovviamente realmente parlano da soli. Certo, allora Roberto, siamo verso la chiusura. Io prima ti dico che ti farà piacere sicuramente che molti nostri lettori volevano partecipare, ci hanno quasi implorato di partecipare a questa diretta. Noi È abbiamo stata una voluto bella dare scrematura l'opportunità. alla porta. Sì, e io prima di chiudere, io ho una curiosità personale, poi insomma finisco questa introduzione, visto che abbiamo parlato di accezione del termine nostalgia, eccetera, ma quanto delle pagine del libro, del tuo libro Re di Wembley, c'è ancora oggi? Cioè oggi il calcio inglese cosa ha delle tue pagine? Non so quanto, perché comunque 2003 è una vita fa veramente, non esistendo ancora Twitter, non esistendo ancora i social media, esistevano perché li stava sviluppando, ma sono usciti alcuni anni dopo. Era un calcio che permetteva ancora di vivere le cose in differita e non necessariamente in diretta, quindi magari di ragionarci un pochino sopra. E di non cadere preda del faccio la foto e la posto subito, cosa che io Sì. faccio adesso, non è che. Certo. Anzi, no, in realtà posto, io quando giro adesso posto meno di una volta,
quando vado a delle partite all'estero e capita, perché non voglio poi discutere. L'ho fatto una volta, ti ricorderai bene, a Wrexham, nelle storie di Sì, Instagram, però per il certo. resto non mi va di rispondere a domande, ma come mai sei lì? Perché, ah, che bello, perché poi mi distraggo. Io mi distraggo E facilmente, non vivi non poi ricordo la... nemmeno come va a finire la partita. Certo, non E in alcuni vivi... casi, devo dire, lo faccio a proposito di nostalgico, lo faccio quando vado a vedere in altre nazioni, come la Germania, partite di livello minore, terza o quarta serie, o in Inghilterra, allora lì ritrovo le atmosfere della... Io 3 anni fa, era pochi giorni prima della pandemia, quindi 3 anni e mezzo fa, sono andato a vedere il Boston United, perché era l'ultimo anno nel loro stadio storico, con i 4 piloni della luce ancora originali. Io avevo lo zaino perché avevo lavorato la notte prima, quindi avevo il computer, non volevo, non sapevo neanche se potevo portarlo in tribuna, e l'ho letteralmente consegnato alla segretaria che me l'ha tenuta durante la partita, lo zaino. A me piace questo tipo di calcio. E una volta in Inghilterra si poteva, ma non sto dicendo che era meglio. Così come a me non piace il piccante, non sto dicendo che il non piccante è meglio del piccante, a me piace di più, ma non andrei mai a dire a uno: a te piace il piccante, sei impazzito, cosa pensi, cosa dici? L'importante è che poi lui non venga a dire a me la stessa De cosa. gusti, deve essere reciproca la cosa. Deve Deve essere cifra. essere reciproca. Allora, Roberto, come stavo dicendo, tante persone ci hanno implorato di partecipare a questa diretta, ma non era possibile. Però io e Lorenzo abbiamo deciso di dare l'opportunità a una colonna di Anglocalcio prima, che So bene, l'hai preannunciato. comunque l'ho preannunciato. E quindi, grande tifoso, prima tifoso che esperto della nazionale inglese, noi vogliamo dare l'opportunità a Lorenzo Larry Rossi di insomma, farti una domanda. Larry, Mi metterà in bentornato. difficoltà, eccolo. Probabile. Larry, buonasera. Mi metterà in difficoltà, lo Buonasera, so. mi sentite? ti Mi sentiamo sentiamo benissimo, benissimo, Harry. vediamo Benissimo, anche la bandiera benissimo. benissimo, quindi vai Allora, tranquillo. innanzitutto Vai. devo fare una piccolissima così notazione un po' fuori luogo. C'è una rana in studio perché sente dei rumori. Vabbè. Non è una rana, è il cane che dorme, è il cane di Roberto che Certo che sta sta dormendo. dorme su, The sulle sul sleeping dog. esatto, the sleeping Yes. dog. The Vai sleeping. Tra Lorenzo. l'altro, Sì. casualmente è un Cavalier King Charles Spaniel. È Ah, un caso. è un caso, è sempre un caso. E come ho detto un anno fa, io King Charles ce l'ho già in casa. Mamma Quindi, mia. allora, Vai io Lorenzo. prima di fare la domanda, cioè che poi in realtà sono una e mezza, volevo chiedere ad Alfonso se mi dà un po' di spazio. Sì, certo, Lorenzo, spazio, diciamo, non tratteniamo Roberto oltre. No, No, ma non io sono, ma tratteniamo no, ma va Roberto benissimo, io oltre, no, sono qua. sicuramente. Però Vai, io sono in vai. collegamento da una ventina di minuti, mi stavo addormentando perché pensavo prima della mezzanotte e 20 mi daranno la linea. Sì, Larry, ma Vedi? ovviamente abbiamo tanto da parlare, quindi adesso sfogati, vai. Vai, Allora, vai. innanzitutto io sono Lineker 92, ti ricordi con Save the Ma certo, Football? ma io mi ricordo benissimo, ma scherzi. Ma scherzi. Allora, la prima domanda è sulla nazionale inglese, cioè come vedi attualmente la nazionale inglese e le sue possibilità per i prossimi europei? Ma io le vedo molto bene, le vedo molto bene e io ho visto all'altezza campo, non ero a bordo campo, Scozia e Inghilterra 2 settimane fa e mi ha spaventato la fisicità di Bellingham, anche di Rashford e la rapidità di Foden. Detto questo, magari se avessi visto la Francia dallo stesso punto di vista avrei detto mi ha spaventato la rapidità di Mbappé e tutto il resto, quindi non è che la mia affermazione sia assoluta, però mi ha fatto paura quando l'Inghilterra ripartiva, mi ha dato l'idea di una squadra che può dominare. Lo stesso Rice, tra l'altro, a proposito di Mi sto fisicità, di toccando. tutto.
No, che può, ma il problema è che può dominare, ma abbiamo visto che manca sempre il soldino per fare una lira, che sia l'avversaria che quel giorno gioca meglio, che sia il rigore sopra la traversa di Kane. Io, no, Purtroppo. io e lo sai bene, cioè lo sai bene, nel senso che sai anche tu come va a finire, io non mi fido più da anni. Io faccio conto che non esista la nazionale inglese perché troppe volte ha No, illuso. non puoi fare così, non puoi. Ma io ho smesso di emozionarmi per una squadra singola tanti anni fa perché sono più le volte che uno sta male delle altre. Beh, Per non me lo cui, dire, perché appunto, appunto. effettivamente. Però io ci spero sempre, la mia speranza è incrollabile. Lo so, ma sperare e contarci sono due cose diverse. Uno può sperare, ma contarci poco. Ad esempio, io ho giocato la schedina in Super Enalotto, ci conto poco, però la speranza magari adesso è andata bene. Questa è stasera che sei stata, non so neanche se c'è. Stasera, Ok. stasera. Poi Larry, vai. se diventerò irreperibile nei prossimi giorni, sapete che la schedina All andrà right. Noi bene. abbiamo questo Allora, documento che tu sei stato qua stasera. in questo contesto io dico sempre che la Francia è favorita e l'Inghilterra viene subito dopo, con la Spagna outsider. Detto questo, tu sai benissimo che io sono anche tifoso di football americano, Sì. dei New England Patriots, da molto prima di Tom Brady, quindi E questo va a tuo onore. ho vissuto un sacco di stagioni perdenti, compresa quella di Rust. Hai detto tutto. Ed è il caso Olson. Brutta storia. Brutta Quella storia, emigrata sì. in Australia, vabbè. Sì. No, Sì, vabbè. dobbiamo spiegarlo. Lisa Olson era una giornalista del Boston Globe, credo, Boston Herald, Partita che fu molestata negli spogliatoi sostanzialmente contro i Cleveland Browns, se non sbaglio. da un giocatore, Zeke Mowat, e sembrava quasi che fosse stata lei la colpevole e non la vittima. E fu costretta ad emigrare in Australia perché sembrava veramente che fosse stata colpa sua, una vicenda veramente ignobile. E tra l'altro poi devo dire, in alcuni casi sono riusciti così delle altre squadre a tirar fuori degli slogan che facevano quasi ridere sulla vicenda, ma facevano ridere gli autori, un po' meno la poveretta che, ripeto, dovette emigrare in Australia, come ha detto Larry, che è una roba che potete immaginare, una che faceva il suo Peraltro, lavoro, faceva bene il suo lavoro, dovuta scappare per essere stata vittima. Questa è se posso aggiungere una cosa, diciamo tutto il New England praticamente fu contro la Olson, se non sbaglio. Lì va detto questo, e l'ho sperimentato sia con i Patriots, che come sai ho visto al Super Bowl tante volte dal vivo, sia con la University of Connecticut, di cui ho visto due Final Four di basket quando lavoravo a Super Basket. I media del New England hanno la fama di essere molto tifosi e di conseguenza Anch'io. di essere poco obiettivi e di conseguenza trascinano. E tutto questo va detto anche da parte di alcuni dei colleghi di Lisa Olson, che non furono velocissimi nell'esprimere, diciamo così, solidarietà. C'è un tale fanatismo che difende il giocatore, anche se è a livelli legali un criminale per quello che ha fatto. E questo non è un bel ricordo, obiettivamente. Sì, Larry, la domanda quindi qual è? volevo Su. arrivare. Allora, io sono tifoso di New England Patriots dai tempi di Steve Grogan, quindi Povero. 1983, 1983, e ho visto anche tanti quarterback, diciamo, un po' sopravvalutati, Flutti, Povero. Hodgson, quello che veniva dai Los Angeles Raiders, eccetera. Ma questo per dire cosa? Che, come sappiamo, lo stadio di Wembley da 2008, dico bene? 2007. 7? Se Ecco, esatto, so quello che stai per dire, 2007, sì. ospita, quindi l'Europa ospita almeno una partita di football all'anno. E praticamente New England penso sono venuti due volte, ma al di là di questo,
volevo tornare alla partita Inghilterra-Croazia del 21 novembre 2007. Ah, pioveva. Lo so, Pioveva, sì. c'era uno con l'ombrello. Allora, siccome ricordo che da circa una settimana era stata giocata una partita di football a Wembley e si vedevano ancora le linee delle yard, no? 10, 20, 30, eccetera, qualche assurdo giornalista di allora disse che eravamo stati eliminati anche per colpa delle linee delle yard che ancora si vedevano sotto l'erba. Come scusa è abbastanza originale, diciamo. Comunque, in ogni caso, per me è un piacere parlare con te Bene. perché ovviamente non mi ricapita domani e soprattutto perché sono un collezionista di partite dei Patriots nel football americano e ovviamente come tifoso, e ho anche le due stagioni in pratica. Le vittorie dei New England Patriots durante le due stagioni, quindi 2007-2008 e 2008-2009, in cui tu hai fatto per Rai Sport Ah il sì, tuo sì. Ah, commentatore con Valerio Iafrate, che poi ho scoperto essere un tifoso di sport bostoniano, esattamente sì. Come tanti giornalisti italiani, eh. come me. Boston Celtics e New England Patriots, io non seguo i Red Sox. Chi l'avrebbe mai detto? Chi l'avrebbe mai detto? O i Scusa Bruins, Larry, ma ma chi avrebbe mai detto sono. che tu potevi prendere questo spazio e non parlare, cioè e prenderti la maggior parte del tuo spazio non parlando di calcio, non Ma parlando di nazionale? Ma è strano. Come mai? semplicemente perché tu, Eh? Alfonso, Sì? devi capire che io sono un tifoso di sport a Grande, 373 gradi. Len. 363? No. 7-3. Ah, 7-3, andiamo Esatto, oltre, grande Larry, esatto, grande, grande Larry, grande Larry, quindi, però. quindi posso parlare di qualunque cosa praticamente. Gli unici sport che non seguo sono il baseball, la pallavolo, il polo, il cricket e il football gaelico. Ah, Ah, vabbè, beh, diciamo, non ci possiamo hai pretendere. risparmiato il gaelico, ce l'hai risparmiato, grande Larry. È veramente un E il grande football piacere, australiano anche. come sempre. La frase 360 gradi mi ha fatto venire in mente qualche dirigente di non so quale sport che anni fa disse: abbiamo deciso di fare una svolta a 360 gradi, quindi sono ritrovato il punto di partenza. Di sotto si dice 180 gradi la Sì. svolta, 360 ti ritrovi a guardare nella stessa Ricominci da capo, direzione. ricominci Mi da capo. auguro solo che, e finisco, Sì. mi auguro solo che Roberto si sia reso conto finalmente dal vivo, perché prima lo seguivo, poi ci scrivevo, poi anche sui social ogni tanto. Che si sia reso conto dal vivo che insomma sono un bravo opinionista. Ma non c'era bisogno di rendermi conto, bastava agli inizi quello che leggevo. Basta Grazie, sentirti, quindi grazie, Larry, grazie. per No, questo mi fa. è una sorta di laurea ad honorem per Sì. me. Dobbiamo Il fare la cerimonia allora. problema, lo dico in maniera semiseria, è che c'è chi tra i miei colleghi non ritiene che io sia un opinionista, un esperto, quindi non so se vale poi la mia certificazione. Ah, non Non lo so so. La come. domanda di calcio gliel'avete fatta? Ma no, abbiamo parlato diciamo, di No, cricket. dico, no, quella lì che doveva fare Quella che lui. dovevo L'abbiamo fare io si è fatta, si è fatta. fatta, Poi l'abbiamo fatta. purtroppo non ho più l'audio, quindi se Ovviamente, era fatta la l'abbiamo fatta, tranquillo, domanda. l'abbiamo fatta e Roberto ci ha Ovviamente fiduciato. Mi Arsenal-Juventus. riferisco alla vittoria del bene sul male Ecco qua, dell'Arsenal. ecco qua. Devo dire che quando a volte scrivo non mi preoccupo delle conseguenze e No, qualche conseguenza in ambito torinese so che c'è stata all'epoca. se vuoi ti dico, allora, io ricordo una frase che mi ha fatto morire e l'ho
l'ho detto tantissime volte, anche da me me ne sono appropriato. Ecco colpa, ecco il perché c'è stata colpa perché, tua. Allora, io ho le reti di Wembley, però immaginare le verginelle bianconere, attenzione, le verginelle bianconere che sfottano l'Arsenal e poi viene eliminato in Italia, fra l'altro semifinale Coppa Coppe, la prima vittoria italiana, la prima vittoria inglese che vedevo da vivo dal 1900, credo 56, quando il Birmingham vinse in Coppa delle Fiere a Milano contro l'Inter. Sì, non era facile a quei tempi vincere in Italia per le squadre inglesi. No, perché poi giocavano, è una considerazione che mi è capitato di fare per la partita del Newcastle a Milano, sembrava le partite, una delle partite degli anni 70-80 delle squadre inglesi, che erano talmente abituate a giocare tra di loro un certo calcio, che quando dovevano giocarne un altro non si raccapezzavano, perdevano palloni come se il pallone non valesse molto, perché tanto in Inghilterra lo perdevano e lo riprendevano dopo 20 secondi, non si rendevano conto del valore del giocare la palla, cosa che accadeva magari per alcune squadre europee. Poi intendiamoci, parliamo di un periodo in cui Liverpool vinceva una Coppa dei Campioni dopo l'altra, non è che fossero tutti i risultati, però guarda caso Liverpool è considerato una squadra atipica. Sì, Forest non riuscirebbe mai più a vincere quelle due coppe, però intanto le ha vinte e ce le teniamo strette. Io l'anno scorso, per la trasmissione di Dicanio, di cui sono autore, siamo andati a Nottingham e la mia felicità nel poter stringere la mano a John McGovern, a cui ho fatto anche firmare una maglia. Ah, io preferivo stringere la mano a Trevor Francis, però... era il capitano, era lì a disposizione, una squisitezza di modi veramente... però in quegli anni, ricordiamo una Juventus che eliminò uno dopo l'altro Manchester City e Manchester United, che erano squadre non vincevano mai perché non riuscivano a giocare il loro calcio in trasferta. Il Newcastle a Milano mi ha dato a volte quell'impressione, pur essendo una squadra radicalmente diversa, intendiamoci, però quando ho visto Murphy esterno d'attacco destro, ho detto qua voglio un pareggiare. Se permetti, ovviamente ha giocato in difesa e ai punti avrebbe vinto il Milan, questo senz'altro, però qualche contropiede efficace l'ha fatto. Insomma. Sì, beh, poi alla fine non ricordo se era Anderson, quel tiro appena sopra la traversa, poteva anche finire... Possiamo dire che ha giocato all'italiana, in fondo. Ripeto, vedere Murphy esterno offensivo di attacco dal lato destro mi ha fatto pensare all'inizio che volesse manovra e non tanto incisività, poi Almirón è entrato dopo. Però ecco, questo è un dettaglio, perché magari voleva entrare in Champions League dopo tanti anni senza perdere, e poi giocarsi, a parte la prossima in casa col PSG, quindi... Sì, vabbè, non ha un girone facilissimo, quindi... Quindi quegli anni erano anni, devo dire, difficili per i simpatizzanti delle squadre inglesi, perché magari... Ma io parlavo con gli amici a scuola, sono squadre divertenti, poi vedevi delle partite tristi, come la famosa partita triste della nazionale inglese a Roma del 76, la sconfitta Madonna, 2-0, partita tra le peggiori della storia della nazionale. Infatti, si dice tuttora che Keegan sia uscito dagli obiettivi della Juventus perché in quella partita fu praticamente cancellato. No, ma la partita di ritorno Tardelli rischiò di stroncargli la carriera. Quella di ritorno sì. Quindi comunque erano anni così. Poi sul discorso di Arsenal-Juventus devo ammettere che magari ho un po' calcato la mano, perché in famiglia da me tifavano tutti per la Juventus. Hai fatto bene. Quindi immagino nei pranzi di famiglia come si hai fatto bello, bene. No? Ma ovviamente nessuno si è mai sognato di leggere il mio libro. Hai fatto bene. Io potevo dare il libro a mia madre con la dedica: guarda che non mi è mai piaciuta la tua pasta al pomodoro, e non se ne sarebbe mai accorta. Peccato che non l'hai fatto, guarda. Ti racconto una cosa, Larry, ti faccio parlare solo un attimo. Un giorno mia mamma che era venuta, ma io non lo sopporto quel Tiziano Crudeli. Neanch'io.
Ma io soprattutto le ho detto, ma perché lo guardi se non lo sopporti? Ma perché guardi quelle trasmissioni? È una cosa che per me è inconcepibile. Dico, ma cioè, io ho questo principio che a volte esaspero, se una cosa mi dà fastidio la evito, non è che la guardo per poi criticarla. Devo dire che a volte esaspero questo concetto, nel senso che evito proprio delle cose tipo cambio strada, però almeno mi tolgo qualche amarezza in meno, ecco. Bene, vai Larry, scusa. Uno non deve farlo per lavoro. Mi sentite? Bravo, bravo. Ecco, mi sentite? Le cose da fare per lavoro che amareggiano sono tante. Sono tante. Mi sentite? Sì, sì, Larry, ti sentiamo. Mi sentite? Sentiamo. Ecco, proprio l'ultima notazione, poi lo lascio andare veramente, ringraziandolo ancora. Ovviamente il gol venne segnato da un uomo che io ho in gloria eterna, cioè un Paul Wesson di origine scandinava che poi ha fatto una finaccia, sì, insomma, no? A due minuti dalla fine, insomma, e i casotti che ci furono dopo fuori stadio, eh sì, questo è il gol, e ci fa vedere, e ci fa vedere un qualcosa, Roberto, questo è il gol. Lo vediamo al contrario, purtroppo la sì, camera, purtroppo vabbè, però, insomma, e non credo che così valga. No, però insomma è chiaro. Sì, questo è esattamente il gol sul secondo palo della partita di Torino. E il titolo è Stuck in Amore, bravissimo, perché il momento in cui è rimasto fermo per tutta la vita finché è durata ed è la ballata di Paul Wesson, tra l'altro candidato nel 2014 alla lista, al titolo di miglior libro sportivo dell'anno, perché comunque è parecchio tragico, certo. Parecchio tragico, certo. Vabbè, cos'è che devo dire? È raccontata bene quella partita anche da un altro libro inglese di Colin Wirth che si chiama Steaming In, certo, edito da Simon & Schuster, che io ho in inglese qui a casa, e quell'Arsenal era allenato da Cherry Neal, l'irlandese del nord, morto credo 2 anni fa, qualcuno di quella squadra se n'è andato. Sì, Steaming In, che era il diario di un football hooligan, tra l'altro, se non vado errato, un libro piuttosto pesante. Ma una cosa che ho sottolineato forse indirettamente nel libro, a proposito di Arsenal Juventus e di altre cose, è che a me non è mai piaciuto il racconto che veniva fatto di certe cose, non tanto, non so come dire, non la Juventus, ma il racconto che ne veniva fatto. La Juventus, come ogni società, ha tutto il diritto di crearsi uno stile, di crearsi. Il problema sono i media che troppo spesso, che sia Juventus, che sia Inter, Milan o altre parti, si piega in maniera critica al racconto che viene fatto. Bravissimo. Ma questo succede anche a livello di giocatori. Io mi ricordo Buffon qualche anno fa che disse: no, no, l'Italia quando conta c'è sempre. Nessuno gli ha detto, fammi capire, allora 2010, 2012, 2014, dov'è che quando l'Italia conta c'è sempre? Cioè, i dati dimostravano che non era vera la frase di Buffon, però nessuno ha detto, ma scusa un attimo Gigi, ragioniamo, perché c'è la tendenza a dire quando c'è il grande club, il grande personaggio, a dargli ragione a prescindere. Io sono tutt'altro che polemico nella vita e sarei il primo a non ribattere a un Buffon, lo voglio dire tranquillamente, io non amo neanche le interviste, proprio perché non, però vedere che una frase del genere viene fatta passare come un oracolo mi diede un po' fastidio, quindi spesso è il racconto mediatico che viene fatto che mi mette in antipatia personaggi o situazioni che magari mi sarebbero anche simpatici se le potessi vivere da sole, no? Tramite la mediazione di chi magari ha interesse a tenerseli buoni, perché poi ultimissima cosa, a livello locale soprattutto, io ho lavorato a livello locale, fare il giornalista è molto difficile, certo. Perché se ti metti contro se ti metti contro la società rischi, se ti metti contro i tifosi rischi ancora di più.
mi è capitato non ti anni montro fa. Un giocatore particolare che magari sì. ha amicizia in città, sì. rischi moltissimo. Esatto, è molto difficile. Quindi i colleghi in ambito locale riescono a vivere, a prosperare, a sopravvivere. Ho tutta la mia stima. E per me è facile. Io parlo di giocatori America che non leggono quello che scrivo. Io cerco sempre di essere misurato proprio perché è brutto parlare male di uno che non ti ascolta, che non può replicare. È molto certo. brutto, è anche un po' vigliacco prendere in giro uno. Ecco, adesso mi rendo conto che non è un'espressione volutamente offensiva, è diventato un tormentone, ma quando sento dire il difensore si addormenta, a me non piace. Il difensore ha una distrazione perché in campo è difficile stare, ma addormenta, non mi piace. Però lì è una fisima mia. Però in generale, quando posso, in telecronaca, quando scrivo, non cerco mai di cerco sempre di scrivere una cosa che il diretto interessato possa magari dire non sono d'accordo, ma non che si offenda, perché è troppo comodo. A me è toccato raccontare, Larry lo sa, per American Super Basket, la rivista di basket, vicende di giocatori anche tragiche, giocatori di basket. Dopo un po' notavo che in alcuni lettori John c'era quasi una sorta No, in generale tanti. Cioè, quell'altro che è morto dei Celtics. Lenny Bias, che è morto per un overdose. Lenny Bias. Poche ore dopo il draft dell'86, direi. Non solo, che ma direi, tra l'altro, anche Reggie Lewis, che sì. prometteva benissimo. Lì fu un infarto, se non vado errato. Poi non so sì. bene le cause. Ma come hanno fatto, per cortesia, sì. A non accorgersi nessuno che avesse un'aritmia cardiaca, ma puri. Ma mi permetto di dire una cosa forse che molti non possano dire, ma quando c'è una visita medico sportiva di un certo livello su un'azienda, perché un giocatore è un'azienda, azienda, sì. Il dottore che mette la firma ha delle pressioni clamorose, non solo dalla società, ma dalle pressioni dal procuratore, la moglie, la famiglia. Cioè, è un ambiente difficilissimo. E può anche darsi che sia l'atleta stesso che dice gioco 2 anni, rischio, metto da parte i soldi per la mia famiglia. Ah, infatti, può anche essere. E qui in Italia, infatti, sulle visite medico-sportive, io fo sport, ora c'è stata una stretta notevole dopo il Casa Story. Ah, beh, cavolo, che brutta certo. roba. Che brutta poi roba. Noi, io sono di Firenze, le visite le faccio, certo. mi ha visitato anche il dottore che ha visitato a Story in passato. È una persona scrupolosa, però lì chissà cosa è successo. Volevo solo dire un'ultima cosa. Occupato di tragedie di giocatori americani, ma non tragedie, morti improvvisa, famiglie col padre in prigione, tutte queste cose che purtroppo capitano. Non mi piaceva tanto scriverne perché mi sembrava di farmi bello, di scrivere un bell'articolo su delle vicende disgraziate. Il problema è che purtroppo a molti piacciono queste storie, a me non piacciono le storie tragiche perché sì, bel racconto, sì, però io intanto guadagno 50 euro a scrivere un articolo sulle spalle di uno che è morto o il cui padre è in prigione non ha potuto vedere crescere il figlio. È chiaro che non puoi non raccontarle, però non mi piace il compiacimento che a volte c'è, lo stesso criterio per cui appunto se uno sbaglia non dico ma cosa gli è passato per la testa, dico ha avuto un attimo di distrazione. Cioè a me fa molto specie, poi chiudo, tanti gol che ho visto anche negli ultimi anni con il difensore centrale che arretra, guarda l'attaccante e non lo guarda nel momento in cui arriva il cross e questo segna. Può capitare perché si dimentica dell'attaccante, però è successo anche recentemente il gol dell'Arsenal contro il PSV Eindhoven, un difensore centrale, non ricordo chi, ha guardato la posizione di Odegaard e poi Odegaard ha tirato indisturbato, ma io non direi mai cosa gli è successo, ha avuto un blocco mentale perché è offensivo, ha avuto una distrazione e se fossi io avrei fatto molto peggio di lui, quindi non vedo perché criticare in maniera, ripeto, esagerata. Però come sapete, criticando in maniera esagerata si viene ripresi sui social, si inventa un reel per Instagram e quindi ti commentano tutti, e c'è gente con la pelle spessa così
con lo stomaco, i peli sullo stomaco, e che è contenta anche di essere criticata purché se ne parli. Purché se ne parli. Io quando mi criticano impazzisco, cerco di non farlo vedere, ma impazzisco, quindi preferisco piuttosto passare sotto traccia. Allora, Larry, ti ringraziamo tanto. Io ringrazio voi, ringrazio Roberto anche per le telecronache con Valerio Iafferate dei Petrio. Devo dirlo. Benissimo, grazie Larry e ci rivediamo con Larry molto presto, poi vi faremo sapere la Prestissimo. programmazione. Grazie Larry e prima di salutare Roberto c'è un'ultima domanda che la ritengo interessante, quindi la volevo far vedere di Michele Vello. Per Roberto ci sono stati che non hai ancora visto e che vorresti visitare? Poi Allora, io spiego, io non mi sono mai incontrato, non ho mai visto Michele dal vivo, ma Michele è un fuoriclasse dei viaggi a vedere gli stadi. È un fuoriclasse assoluto, quindi se volete seguirlo sui vari social perché è un fuoriclasse vero lo e ha lo faremo lo e lo faremo, è scriveremo. già entrato nel mio obiettivo. È allo spirito giusto. Guarda, io anche per evitare di tornare a casa e trovare la serratura cambiata, perché prima o poi avevo paura di questo, sto limitando i blitz che spesso sono di 24 ore, 36 ore a vedere partite perché c'è un limite a tutto. Quindi ho fatto una specie di lista degli stadi che vorrei vedere finché sono in grado, finché il fisico regge, finché posso, perché già adesso rispetto a una volta non passo più la notte negli aeroporti perché poi per 3 giorni Certo, sono zombie. uno zombie, esatto, e non posso permettermelo. Allora, da tanti anni vorrei andare a Plymouth. E quest'anno poi la squadra, ovviamente, come sapete, è in Championship. Vorrei andare a Carlisle, anche se lo stadio non è bellissimo, ma voglio andare in un posto remoto come quello. Vorrei andare a Maidenhead perché c'è una tribuna che viene usata da più di 100 anni, che è una tribuna dello stadio, quindi non è che sia un posto particolarmente esaltante, però vorrei andare lì. A quel nostalgico, no? Sì, è perché guardate che io dico una cosa che è anche preoccupante volendo. Tutte le cose che faccio nel mio tempo libero, poco però esiste, sono in realtà una ricerca del passato, il che esprime un disagio terrificante per il Vabbè. presente, che confermo tra l'altro, quindi non ho nessuna paura a smentire. Direi che ho in mente queste 3 cose, poi in realtà ce ne sono altre, cioè io devo andare a vedere una partita a Inverness. Devo andare a vedere Dundee United, Dundee a Tannadice perché l'ho visto alcuni anni fa a Dance Park, lo stadio del Dundee. Voglio vedere, solo che questi dannati non sono mai nella stessa serie, cioè va giù e sale l'altro, o vengono fuori in coppa o non so che cosa. E poi vorrei vedere lo stadio del Motherwell, sempre in Scozia. Sono riuscito ad andare a vedere l'Arbroath 1 anno e mezzo fa, un'esperienza veramente interessante. E Aberdeen, per i motivi che potete immaginare, anni 80, anche se è cambiato tutto. E il Partick Thistle sono andato a vederlo per fortuna. E mi piacerebbe anche vedere i Berwick Rangers, che sono quella squadra, sapete, che sono più o meno inglese, ma giocano in Scozia. Che sono queste cose qua. E come faccio sempre io, vado da solo, non apro bocca per 36 ore di fila, cosa che a me piace molto, che contrasta con quanto parlo quando sono in onda. Ma a noi ci fa piacere perché dici che stai bene, quindi insomma, Sì, sei rilassato, mi quindi va faccio. Io benissimo. sto bene anche zitto. Il silenzio è un grande dono di cui posso approfittare No, ma qua non anche. devi stare zitto, No, devi qua no, parlare. infatti, però. No. Fuori dalla mia finestra, io abito un posto ai margini di un paese, in certi momenti c'è il silenzio, lo chiamo il silenzio assoluto, il Ah, silenzio che bello. Kelvin, cioè non si sente neanche una macchina in lontananza, una cosa fantastica. Quindi al grande Michele ho risposto e probabilmente mi dimentico qualcosa, ma se no facciamo veramente notte. E a proposito, in chiusura c'è il nostro che ci dice: Se hai mai visto il Loch Ness No, Football no, Club? no. Questo è Guarda, un io ho nostro scoperto fallimento. una cosa sul Loch Ness Football Club, Cosa hai scoperto? che non c'ha le tribune. Non ha le tribune, E è le un andiamo a campo e basta. costruire? E andiamo a costruire. È un campo e basta, l'unici che stanno a sedere sono i giocatori in panchina. Che spettacolo, dobbiamo fare una spedizione, ci No. portiamo anche Roberto. Ecco, Andiamo tutti a vedere il bravo. mostro. Andiamo Beh, tutti aggiungo e una squadra, Oldham Athletic, per affetto verso il Oh, vecchio Boundary Park. Che non è bellissimo, però è questo Stockport County, ecco un altro che mi mancava.
Benedico, vi dico l'ultima che qualifica anche la mia essenza quasi di criminale. Io ho avuto il Covid a Glasgow nel dicembre del 2021. Ero andato là perché Paolo Di Canio era ospite di una serata, non in suo onore, era ospite di un podcast di un suo ex giocatore dello Swindon Town che era diventato youtuber. Hanno fatto una puntata in diretta da un teatro di Glasgow, c'erano 9.000 persone. Devo dire in maggioranza tifosi dei Rangers, perché infatti l'hanno applaudito Paolo, però non tutti, chiaramente. Lui si è presentato. Anche perché Paolo era dei Celtics. Esattamente, sì. Si è presentato in kilt, tra l'altro, uno spettacolo grande, assoluto. Grande. Poi lui è tornato a casa il giorno dopo. Io ho detto fermi tutti. Io lavoravo domenica per la NFL a DAZN, io sabato vado dei Rangers. Durante la partita mi è arrivata l'email perché era stato istituito da 2 giorni il tampone per il rientro. Sì. Bastavano 2 giorni in più e io sarei rientrato lo stesso. Poi rientravo col Covid addosso, magari lo trasmettevo a qualcuno. Questo magari non era il massimo. Meglio che non sei rientrato. Però io me ne sono accorto dal test, perché non avevo neanche il raffreddore. Quindi ho dovuto fare qualche giorno di isolamento. Sono rientrato il 27 dicembre. Quindi grazie al Covid, che ripeto, grazie al Covid perché era lieve, non voglio mica minimizzare, ho saltato per fortuna i pranzi di Natale con la famiglia e tutto il resto. Che è stato un... ho avuto la tentazione di dire a casa, arca, sono positivo anche il 27, perché il 27 potevo con 4 ore di pullman scendere e vedere lo Stockport County. Sono stato onesto, ho detto sono negativo, torno a casa. Però grazie. Devo dire che... La tentazione c'è stata. Sì, la tentazione criminale l'ho avuta. Allora la prossima volta che fai un viaggio in questi stati faccelo sapere perché vogliamo... Ah no, pensavo faccio la foto preventiva del tampone positivo. No, credo ormai non vediamo che non serva più a nessuno. Questa cosa. No, appena vai a visitare questi stadi faccelo sapere perché, però in differita, perché sennò sul momento arrivano domani. No, assolutamente sì, differita. No, perché poi capita, magari rispondo alle domande, com'è finita? Finita 2-1 per chi? Non ricordo, non sarebbe una bella non sarebbe il massimo. Benissimo, noi abbiamo sforato, ma è stato un grande piacere, Roberto, grazie infinite, siamo contenti. Lorenzo, aggiungi tu qualcosa? Ma no, oggi è stata veramente l'apoteosi. Ci salutiamo, Roberto. Anche fra l'altro, c'è una scadenza. Eccolo. Ecco, però vedi il grande successo della puntata è che ho parlato così tanto che non è stata letta nessuna parte del libro. Infatti, mi hai fregato alla fine. Sei riuscito nel tuo intento, però comprate questo libro perché se volete avvicinarvi al calcio inglese, alla nostalgia, come dice Roberto, questo è un ottimo modo, anche perché i giovani dovrebbero anche studiare certi libri, perché questo libro può essere anche studiato in certi punti. Perché non si trovano più queste cose, quindi compratelo e viva il calcio d'oltremanica. Io dico d'oltremanica perché noi non ci siamo. Ma certo, io che siamo limiti. Ci sono tante belle realtà anche in crescita, come in Irlanda, per esempio. Bello. Ci sono tantissime realtà. Io poi non dove seguo c'è perché passione... se non... Dove c'è la passione, passione non ha una serie, non ha una categoria. No, assolutamente. È vero, a volte è commovente. No, grazie a voi, davvero. Spero di aver detto degli spropositi, perché poi a volte mi lascio prendere entusiasmo, dico, oddio, ho detto davvero quello. Non credo ci siano spropositi, ce lo scriveranno nei commenti. Tanto quella è la mia paura. Non ti preoccupare. Quattro con Larry, loro sono milioni. Non ti preoccupare. Anzi, le porte di UK Calcio sono sempre aperte per te, ricordalo. No, volentieri, davvero, perché poi io sono per carattere, non parlo in realtà mai con nessuno delle cose che mi interessano, ma non ne sento il bisogno. Cioè, io sono uno che in privato non commenta mai le partite. È una cosa che mi tengo per me. Le emozioni più belle sono quelle che non trasmetto, ma vivo io. Poi, certo, per lavoro le trasmetto, ma io non ho amici con cui parlo volutamente, con cui parlo. C'è un amico che abita a Londra ogni tanto, ma non è mia abitudine il commento tipo, hai visto l'Arsenal?
A volte me lo chiedono e dico sì, non ce la faccio. Per cui in questi casi sì, perché l'ambiente è un pochino più diciamo elevato. Roberto, mi fa piacere. Una domanda, ma attenzione, mi scrivi ancora i diari delle squadre di Premier? Bella cultura. No, attenzione, i diari nel senso di per ogni squadra, quello che succede lo faccio tuttora. Infatti. Però è faticoso, perché allora io alla prova dei fatti, che era poi una cosa che ho detto prima obliquamente, io faccio il programma di Dicani una volta ogni due mesi, sì, scrivo su Tutto Sport ogni tanto, sono il vice diciamo sul calcio inglese, una volta al mese sul Guerin Sportivo, ma tutto questo non richiederebbe la attenzione quasi ossessiva che dedico alle partite, quindi è più un hobby che un lavoro. Poi certo, oggi abbiamo parlato di questo, oggi mi ha chiamato Radio Sportiva, mi ha chiesto quali problemi può avere Manchester United, gli ho snocciolato come gioca, tutto il resto, e queste cose solo se segui le partite. Però in realtà è più un hobby che un lavoro, e a volte devo dire che lo faccio dicendo ma chi me lo fa fare? Perché per me lo fa fare la passione. Perché però, io arrivo a fine mese, facendo altro, ecco, non il calcio inglese, che è una parte minima di quello che faccio, e quindi dovrei in teoria seguire un po' di più le altre cose, un po' meno il calcio inglese. Però sono qua perché preferisco il calcio inglese. Da a questo meno livello, male. Diciamo. Meno male. Io aggiungerei meno male. Roberto, grazie ancora e ci sentiamo presto. Chiudo dicendo, in realtà, calcio britannico, UK, giustamente, in ossequio proprio alla casa che mi ha ospitato oggi. Questo perché, abbiamo detto prima, le parole hanno un peso, quindi bisogna pesarle bene. Grazie Roberto, grazie infinite. Roberto. A voi grazie davvero mille. Di cuore, davvero. Benissimo, allora che dire, è stata una puntata meravigliosa, ci siamo allungati, ma io sarei stato qua per ore e ore, anche Larry penso avrebbe mangiato il cornetto. Sì, sarebbe fatto mattina. Sì, assolutamente sì, dobbiamo ordinare cornetto e cappuccino. Anche bene, perché ho due pagine di domande che non ho fatto, fa un po' se... appunto, comunque noi renderemo noto il programma di ottobre, lo renderemo noto entro domenica, quindi... Sì. Giusto per organizzarvi, avremo altri ospiti chiaramente su Social Pub e anche con Angolo Calcio. Bene, che dire Lorenzo? È andata. Ora possiamo dare la buonanotte o buongiorno, dipende se vedete poi la replica. Ricordarvi che potete supportarci. Sempre, noi accettiamo qualunque tipo di supporto, basta andare su checalcio.com/dona e lì insomma fate come più vi piace, ecco, diciamo così. E abbiamo ovviamente il nostro gruppo Facebook, iscrivetevi perché lì insomma si parla, si discute e ci si confronta sempre nel rispetto degli altri, nel rispetto della passione soprattutto, e potete seguirci su tutti i social network. Pensate a un social network, sì, ci siamo, quindi voi pensate, noi già siamo lì, quindi io sono andiamo... in social network che normalmente non ci sono, ma con Yuki Calcio ci sei, quindi fantastico benissimo, allora che dire, buonanotte a tutti, buonanotte a tutti.